tutti e benvenuti a questo nuovo video. Dopo ormai un sacco di tempo, saranno 4-5 mesi, un'eternità. Oggi siamo su Sony Vegas e visto che un utente me l'ha chiesto, vi farò vedere anche su Sony Vegas come fare una spada laser. Adesso qua in giro nel video troverete una finestrella con link per andarvi a vedere come farla invece su After Effects. Avremo bisogno, come sempre, del nostro video di base. Che adesso parte. Sempre quello lì dell'altra volta. E di Sony Vegas. Importiamo il nostro filmato. Riduciamo la parte che non ci serve fino a qua per prima cosa creiamo una nuova traccia video. Dove inseriremo un solido da Media Generation e Solid Color. Scegliete un colore qualsiasi che sarà il colore della vostra spada laser. Io, come in After Effects, scelgo il blu. E lo posizionate sopra il nostro video. E la grandezza la fate rispetto al momento in cui la spada laser deve essere accesa. In questo caso, tutto il video. Iniziamo aprendo l'Event Pine Crop dal solido che abbiamo appena messo attiviamo le maschere. Disegniamo un rettangolo che poi dovremmo applicare sopra l'oggetto che abbiamo usato per fare la spada laser. E riduciamo un po' la trasparenza dopo la rimetteremo, la riduciamo un po' adesso. Attiviamo la sincronizzazione del cursore, così ad ogni frame noi sposteremo, come in After Effects, il nostro solido in modo che possa seguire i movimenti dell'oggetto. Innanzitutto spostiamo nella posizione iniziale. Sto a farli tutti, ne farò, cioè sto qua a farne altri 2 o 3 per motivi di tempo.
facciamo copia sul solido che abbiamo appena fatto, cioè fatto prima, e lo incolliamo nella traccia video che abbiamo appena creato. Scegliete il primo, fate ok, posizionate sotto. Aspettate che riduco il video fin dove ho fatto errore, i cosi, la dei frame. Possiamo togliere la trasparenza, tanto non ci serve più. Generation sul solido, subito sopra il video, sui colori, andate a mettere il bianco, fate salva, chiudete, mentre invece sul solido sopra andiamo su Event FX e scegliamo Sony Glow e Sony Gaussian Blur. Ok, e come potete vedere nella preview c'è un effetto visivo e qua cioè, possiamo giocare sui livelli e scegliere poi lasciare il risultato che vogliamo ottenere. Adesso se lo facciamo partire, vabbè, io ho fatto solo 10 frame, si vede è molto breve. Cerchiamo di beh, faccio vedere frame per frame. E più o meno è lo stesso risultato che abbiamo avuto su After Effects. Se vi è stato utile, vi ricordo di mettere mi piace, condividere. Iscrivetevi, boh, fate quello che volete. E niente, ci vediamo al prossimo video che non so quando lo farò. Spero in un tempo più breve rispetto a quello che sto facendo adesso. Niente, al prossimo video.